Pronto? Sì, possiamo cominciare. Possiamo cominciare? Ok, perché per un attimo abbiamo perso l'audio anche di Domenico, però va bene, dopo lo riattiverà. Oh, Allora, sì, intanto, chiedevo un attimo sì. solo, l'avevo disattivato io, arrivo subito. Ok, perfetto, perfetto. Intanto, buongiorno a tutti, grazie per prendere parte, insomma, a questo webinar su uno degli argomenti direi più importanti di questi ultimi anni legati alla gestione del vigneto, cioè un webinar che riguarda prevalentemente tutte quelle tecniche agronomiche per la riduzione del consumo idrico e per un'irrigazione sostenibile del vigneto. Come sappiamo, negli ultimi anni, a causa di dei cambiamenti climatici, anche la viticoltura necessita non più di irrigazione di soccorso, ma anche di una irrigazione da tenere in debita considerazione per una gestione adeguata e uno sviluppo vegetativo adeguato del vigneto, anche per raggiungere un certo tipo di qualità. E quindi questo è uno degli argomenti che tratteremo oggi. E questo argomento, insieme anche ad altri che sono stati trattati in precedenti occasioni, fanno parte di un progetto che è stato finanziato nell'ambito del PSR della Regione Emilia-Romagna, un GOI presentato dal GOI Viticoltura Sostenibile. E il progetto appunto aveva come obiettivo, perché il progetto sta per concludersi, oramai sono passati 3 anni, 3 anni e mezzo di attività, il progetto aveva come obiettivo quello di verificare, valutare le più recenti acquisizioni scientifiche in termini di meccanizzazione dell'intera gestione del vigneto. Nell'ambito di questo progetto, quindi, sono state un po' messe, in evidenza, alcuni cantieri di lavoro per la gestione del vigneto, a partire dalla potatura fino alla raccolta, ovviamente spaziando per tutto ciò che di mezzo c'è nella gestione del vigneto, in termini proprio di meccanizzazione. Meccanizzazione che ovviamente risponde, ha voluto rispondere a uno dei requisiti fondamentali imposti anche dalla normativa vigente, che è la sostenibilità, quindi sostenibilità non solo agronomica, non solo sostenibilità economica, ma anche sostenibilità ambientale. Il progetto, adesso condivido con voi una presentazione iniziale del progetto, e dopodiché passiamo al focus del webinar di oggi, i cui relatori che mi seguiranno, saranno la professoressa Ilaria Filippetti dell'Università di Bologna, che ci illustrerà alcuni aspetti agronomici e culturali che possono contribuire alla riduzione del consumo idrico del vigneto. E poi, in sostituzione del dottor Gioele Chiari, che purtroppo ha avuto un piccolo incidente automobilistico, ma sappiamo che sta benissimo, il dottor Domenico Solimando ci illustrerà l'altra relazione legata proprio agli aspetti dell'irrigazione, cioè l'importanza dell'irrigazione del vigneto nelle fasi più delicate della vite. Il progetto, dicevo, speriamo di far partire la presentazione. Ecco, il progetto, dicevo, è presentato dal gruppo operativo Viticoltura Meccanizzata Sostenibile, presentato nell'ambito della Focus Area 2A, nei primi bandi del PSR nel 2016. Ha appunto un titolo che era molto ambizioso, ma dopo vedremo come si è sviluppato, innovativi modelli per la gestione meccanizzata e sostenibile del vigneto, a noi più conosciuto come IMMOMEVI.
L'obiettivo era appunto quello di dimostrare la validità di modelli di gestione meccanizzata del vigneto nei diversi contesti e tipologie viticole dell'Emilia-Romagna, quindi spaziando sia nella parte emiliana, dove è predominante una base pelografica costituita prevalentemente dall'Ambrusco, e nella parte romagnola, dove questi modelli di meccanizzazione, di gestione meccanizzata del vigneto sono stati valutati per le varietà Trebbiano e Sangiovese. Gli obiettivi che si prefiggeva questo progetto, questa sperimentazione, erano prevalentemente legati alla valutazione di sistemi di allevamenti più adatti alla gestione meccanizzata, tecniche di gestione della chioma più performanti, gestione della difesa fitosanitaria con macchine a recupero di prodotto, tecniche irrigue, che è il focus di oggi, a maggiore efficienza per il vigneto. E poi modelli di concimazione, in particolare ratio variabile, gestione del suolo con o senza inerbimento, effetti della raccolta meccanica sull'uva e sul vino. Quindi questi erano gli obiettivi specifici che si sono poi declinati nell'ambito delle prove che abbiamo allestito nei diversi contesti viticoli della Regione Emilia-Romagna in due specifiche sottazioni, appunto. Una attività che ha riguardato specificatamente tutti i modelli di meccanizzazione innovative che si potevano predisporre nell'ambito delle diverse forme di allevamento e dei contesti viticoli della regione, e un'azione proprio specifica legata alle tecniche irrigue a maggiore efficienza per il vigneto. Per quanto riguarda, quindi, questi sono i due pilastri sui quali si è, appoggiato un po' tutto il progetto. Ovviamente in maniera anche sinergica, perché l'irrigazione e le tecniche di irrigazione non possono prescindere da un'adeguata gestione agronomica del terreno e quindi anche del vigneto. In ogni caso, nella sottazione 3.1, modelli di gestione di meccanizzazione del vigneto, le prove che abbiamo messo in campo, che sono state allestite, prevedevano appunto la valutazioni di tipo agronomico ed economico, naturalmente, della gestione meccanizzata del vitigno Lambrusco allevato a cordone libero, quindi nell'areale della DOC dell'Ambrusco, una prova agronomica, quindi valutazioni agronomiche ed economiche della gestione meccanizzata del vitigno Trebbiano Romagnolo allevata a doppia cortina nell'areale romagnolo, e sempre nell'areale romagnolo abbiamo sviluppato una terza prova con valutazioni agronomiche ed economiche sulla gestione meccanizzata del Sangiovese, in questo caso allevata a cordone libero. La quarta prova era una prova, diciamo, che racchiudeva un po' tutti questi modelli ed è stata svolta a Tebano, presso il polo vitivinicolo di Tebano, dove esistono dei vigneti appositamente strutturati con tutte le forme di allevamento, e presso questo sito abbiamo diciamo, replicato in alcuni casi in maniera complementare, abbiamo valutato i diversi cantieri di lavoro meccanici per la gestione del vigneto. Infine, appunto, dicevo, una prova legata alla valutazione delle tecniche di concimazione, altre prove legate alla modalità di gestione del suolo, e tutte queste prove, queste attività che sono state svolte in contesti diversi e su vitigni diversi, abbiamo avuto anche la possibilità di valutare gli effetti delle macchine, quindi in particolare della vendemmia meccanica, sull'uva e sul vino, quindi facendo delle apposite verifiche e analisi di confronto. La prova
la prova 1, diciamo quella legata al vitigno Lambrusco Salamino in particolare, che è uno dei Lambruschi più diffusi nell'areale della DOC del Lambrusco, è stata svolta presso l'azienda Robuschi Massimo a Novellara, e in questa azienda sono stati valutati gli effetti quindi gli effetti legati alla potatura invernale con potatrice a barre completata da una veloce rifinitura manuale, e la prova è anche l'attività di vendemmia meccanica con scottimento verticale conseguente alla potatura invernale. Quindi ovviamente queste prove sono state anche confrontate con le gestioni aziendali degli stessi nella stessa azienda, e con la gestione aziendale e con la gestione manuali. Gli rilievi che sono stati eseguiti per questa prova, ma come vedremo anche per le altre tre simili, ma dislocati su contesti diversi, hanno previsto il rilievo dei tempi di lavoro delle operazioni, i danni che queste macchine possono provocare, la produzione, quindi tutta l'attività di produzione della pianta, quindi numero, peso medio dei grappoli, la valutazione della maturazione delle uve, quindi la composizione delle uve attraverso prelievi periodici degli acini, e quindi analisi dei principali parametri qualitativi, Brix, pH, acidità totale, il carico di gemme dopo la potatura, il peso del legno a fine stagione, e quindi alla fine la valutazione economica di queste linee di gestione confrontata con quella manuale. Questi rilievi per queste prove sono state eseguite per 3 anni, e quindi adesso siamo in una fase conclusiva del progetto, e terminerà a maggio il progetto, e avremo successivamente la possibilità di riepilogare, quindi riorganizzare i dati che sono stati raccolti, e quindi definire meglio queste linee e questi cantieri di lavoro con la loro sia efficienza, sia la loro performance, e sia i loro costi, che evidentemente possono derivare dall'uso di macchine diverse. La seconda prova, dicevo, con gli stessi è stata svolta in Fusignano, qui è sbagliato la provincia, è Ravenna, Trebbiano, su Trebbiano Romagnolo. E gli interventi hanno riguardato prevalentemente, sapete che la forma di allevamento GDC, l'operazione fondamentale per una corretta gestione del GDC, è proprio la pettinatura. In questo caso abbiamo verificato e valutato un prototipo di pettinatura meccanica che consente in poco tempo di svolgere questa operazione. Ovviamente sono state valutate anche tutte le altre attività, quindi la potatura invernale, pettinatura meccanica, vendemmia meccanica, sempre confrontata con le stesse operazioni fatte manualmente. Anche in questo caso, dicevo, le valutazioni sono state le medesime della prova 1, e anche in questo caso tutti i rilievi e tutte le attività si sono svolte per i 3 anni di progetto. La terza prova invece ha riguardato il Sangiovese, allevata a cordone libero, e l'attività è stata svolta presso l'azienda Nicolini Romano a Rimini, e in questo caso, oltre alla valutazione dei cantieri di lavoro per ciò che attiene alla potatura invernale, sono state anche valutati tutti gli interventi e con le macchine più opportune per l'attività di cimature, la gestione della difesa con macchine a recupero di prodotto, e infine anche la vendemmia meccanica, in questo caso a scottimento orizzontale. Anche in questo caso le valutazioni hanno riguardato
Ovviamente i tempi di lavoro, i danni, la produzione e quindi la composizione delle uve, il carico di gemme, il peso del legno asportato con la potatura per valutare l'equilibrio vegeto-produttivo della pianta e quindi, come dicevo già prima, la valutazione economica dei singoli cantieri, di lavoro. La quarta prova invece è una prova che, come vi dicevo, è molto più ampia perché ha visto l'attività del gruppo di lavoro presso il sito di Tebano dove c'è in particolare un vigneto con le diverse forme di allevamento, con i diversi vitigni più rappresentativi della regione e sui quali sono state fatte tutte le prove che abbiamo visto prima, quindi la messa a punto, non la messa a punto, ma la valutazione dei cantieri di lavoro più efficienti per quei vitigni e per quelle forme di allevamento. Anche in questo caso le valutazioni sono state le medesime e quindi anche delle prove di Tebano abbiamo tutta una serie di dati che ci permettono di definire i migliori cantieri che possono essere attivati per le diverse forme di allevamento e per i diversi vitigni. La quinta prova invece svolta anche qui, sempre a Tebano, su un vigneto di Trebbiano Romagnolo, ha praticamente voluto mettere in evidenza la gestione di un protocollo operativo per impostare un piano di concimazione a ratio variabile. Quindi sono state eseguite delle prove specifiche per valutare la fattibilità di un cantiere di lavoro in questo caso che permette di raggiungere un obiettivo molto importante, quello della riduzione delle unità fertilizzanti nel terreno. Si è proceduto facendo ovviamente una prima analisi del terreno e successivamente un protocollo ben strutturato che ha permesso di definire attraverso la raccolta di dati e di valutazioni di indici di vegetazione, ci ha permesso di mettere in evidenza un specifico cantiere di lavoro per la distribuzione dei concimi, quindi dei fertilizzanti, in maniera più appropriata sulla base delle diverse vigorie che il vigneto presentava. Questo è stato fatto in maniera specifica qui a Tebano e in un'altra azienda fuori dal contesto di Tebano e colgo l'occasione per dire che il lunedì prossimo, quindi il 3 di maggio, faremo proprio una visita guidata con questo cantiere specifico di lavoro che prevede ovviamente degli strumenti particolari che valutano prima la vigoria e la fertilità del suolo, e sulla base di quello viene poi fatta una gestione della distribuzione dei fertilizzanti. La sesta prova, invece, fatta anche questa a Tebano, in un vigneto di Sangiovese, ha visto la valutazione di alcuni modelli di gestione del suolo. Quindi sono state impostate delle prove legate alla verifica, al confronto tra la lavorazione totale della superficie del vigneto, l'inerbimento parziale con lavorazione sotto la fila o pacciamatura tramite l'erba sfalciata. In questo caso sono state utilizzate diverse macchine per la gestione
del suolo sia per l'inerbimento che per la lavorazione. Le valutazioni ovviamente hanno riguardato i tempi di lavoro, la valutazione della produzione e la valutazione economica delle linee di gestione che erano state programmate. Come dicevo, l'ultima azione che è diciamo, la conseguenza più importante è stata quella di valutare gli effetti della raccolta meccanica, quindi su tutti i vigneti che sono stati oggetto del piano, sono stati valutati gli effetti di questi cantieri di lavoro sull'uva e sul vino, quindi sono stati di fatto raccolte ed eseguite delle microvinificazioni per ciascuna prova nei diversi anni del progetto, e su queste sono state eseguite tutte le prove di vinificazione attraverso le analisi chimico-fisiche sia sui mosti sia sui vini e analisi sensoriali dei vini ottenuti. L'attività per questa prima sottoazione, la 3.1, è stata svolta in collaborazione con ovviamente l'Università di Bologna. Qui sono i due dipartimenti, Distal e Dipsa, sono ancora separati perché all'epoca erano ancora divisi, adesso è un unico dipartimento. Dopo la professoressa Filippetti lo spiegherà meglio. Comunque erano due dipartimenti che facevano capo a due referenti scientifici diversi e ognuno di questi gruppi di lavoro ha contribuito allo svolgimento e diciamo, allo sviluppo di tutte le prove che sono state messe in campo. L'altro pilastro invece su cui si basava appunto il progetto, e poi il focus anche di oggi, è la te tecniche irrigue a maggiore efficienza, quindi creazione di parcelle irrigate con sistemi microirrigue asservite a una differente gestione irrigua, e per ciascun vitigno individuato sono state messe a confronto, ovviamente il testimone non irrigato, e altre due tesi, irrigato con il 100% dell'evapotraspirato secondo il bilancio idrico di IRRINET e l'irrigato con il 100% dell'evapotraspirato secondo il bilancio idrico, prevedendo però una irrigazione in pre-raccolta per favorire la raccolta meccanica. Ecco, questo è uno aspetto particolare innovativo che penso il dottor Domenico Solimando ci darà qualche cenno, qualche informazione in merito. Ovviamente durante i 3 anni di attività sono stati raccolti tutti i dati che necessitavano per l'implementazione del database necessario per far funzionare meglio il sistema IRRINET. E quindi oggi parleremo un po' anche di questa attività che si è svolta nell'ambito del progetto. In questo caso il gruppo di lavoro che ha contribuito in maniera fattiva a questa attività è appunto il CER, Astra e CRPV. Il progetto ovviamente prevede un piano di divulgazione che si è sviluppato nel corso dei 3 anni attraverso la pubblicazione di 3 articoli, alcuni dei quali sono ancora in corso di stesura, diverse visite guidate nei diversi contesti viticoli della regione, 4 incontri tecnici. E ovviamente nel sito, nel portale specifico del progetto del CRPV, vi sono diciamo, tutto ciò che è stato prodotto come attività di divulgazione. Il gruppo di lavoro, il gruppo operativo che fa capo e ha portato avanti, grazie al quale insomma questo progetto ha potuto muoversi nell'ambito della viticoltura sostenibile della regione, è costituito da CRPV Astra, Università di Bologna, il Canale Emiliano-Romagnolo e dai maggiori gruppi cooperativi che sono presenti sul territorio, quali
Terre Civico, Riunite Civ, Cantina Sociale di San Martino in Rio. Ovviamente il progetto è finanziato, come dicevo, dal PSR della Regione Emilia-Romagna e al progetto fanno parte anche numerosissime aziende. Queste che vedete qui evidenziate sono quelle partner, cosiddetti associati, ma sono diverse altre aziende che abbiamo coinvolto nell'ambito del progetto, anche perché le prove erano numerosissime e i test che abbiamo svolto era necessario svolgerli in contesti completamente diversi. Io spero di aver dato una panoramica generale di questo complesso articolato e importante progetto che mira alla diffusione, se vogliamo, della meccanizzazione in viticoltura, proprio perché riteniamo che ormai la sostenibilità non può prescindere da una integrazione della macchina con il sistema vigneto, sia per una riduzione dei costi culturali, sia e soprattutto per una tempistica e una tempestività delle operazioni che devono essere svolte in vigneto, anche in un contesto di cambiamento climatico a cui siamo purtroppo soggetti negli ultimi anni. Io direi che per quanto riguarda il mio breve intervento, mi fermo qui. Direi che le domande le possiamo, se ci sono domande, possiamo fare alla fine del webinar e a questo punto passerei la parola alla professoressa Ilaria Filippetti che presenterà insomma, la sua relazione. La professoressa Ilaria Filippetti è una dei responsabili scientifici del progetto insieme al professor Fabio Pezzi. Quindi, insomma, l'attività che è stata condotta è stata soprattutto grazie alle loro esperienza e capacità nel mettere a punto tutto il lavoro che è stato svolto. Quindi, Ilaria, passo a te la parola. Aspetti agronomici e culturali che possono contribuire alla riduzione del consumo idrico nel vigneto. Bene. Provo a condividere. Prova a chiudere Riuscite a vedere? Sì, io sì. Ok. Bene, grazie. Grazie Giovanni della parola, della presentazione. In realtà in questa occasione, in questa chiacchierata, sì, non tratteremo gli argomenti che abbiamo portato avanti nel progetto, li abbiamo già illustrati in altre occasioni, ma come dicevi, quest'oggi parliamo un pochino di consumo idrico, un approccio un po' diverso, nel senso che cercherò di illustrare alcuni aspetti agronomici e culturali che appunto possono contribuire a quella che è una riduzione del consumo idrico del vigneto. E quindi comincio cioè non spenderò molto tempo ad inquadrare la problematica perché la conosciamo tutti, il cambiamento climatico e la riduzione della disponibilità idrica ormai ci sta portando insomma a una situazione in cui oltre all'aumento termico la situazione è che anche l'atmosfera assume un potere vaporante sempre più forte e quindi anche appunto come diceva prima Giovanni delle colture tradizionalmente che avevano pochi problemi di disponibilità idrica come la vite adesso diventa un problema prioritario anch'essa. Quindi proprio l'approccio di questa nostra chiacchierata sarà quello di osservare un pochino quelle che possono essere delle tecniche agronomiche, culturali, che
che potrebbero influenzare ovviamente in senso positivo, cioè riducendo il consumo di acqua del vigneto. Tratteremo quindi di alcuni aspetti, non tutti, che potrebbero essere coinvolti, per i quali ci sono già, diciamo, dei risultati chiari e definitivi, per altri invece ancora la ricerca deve ancora approfondire molti aspetti. Quindi comincerei subito dai porti innesti. Il porto innesto rappresenta senz'altro un aspetto importante per quanto riguarda le relazioni suolo-acqua-pianta e tutto sommato bisogna considerare che effettivamente se guardiamo il panorama dei porti innesti maggiormente coltivati, utilizzati nei nostri vigneti, sono non più di 10 cultivar maggiormente e inoltre sono pochi, inoltre sono o restate derivano da dei processi di incrocio di più di un secolo fa, quando insomma si dovette affrontare il problema della fillossera. In altre parole, sono porti innesti che sono stati selezionati nell'ambito in un altro contesto, cioè non certo per la situazione nella quale ci stiamo lavorando oggi, anche in termini di consumo idrico, cioè disponibilità idrica. Quindi inoltre c'è anche il problema che molti di questi porti innesti sono molto vigorosi e quindi spesso causano, possono indurre la crescita di un'attività vegetativa eccessiva che necessariamente comporta un aumento di acqua evapotraspirata. Quindi su questa base, infatti qua per esempio c'è una classificazione molto didattica, insomma, dei livelli di resistenza alla siccità di diversi porti innesti, tra i quali appunto c'è il gruppo dei vecchi tradizionali, per esempio porti innesti Paulsen o 140 Ruggeri, che comunque sono appunto molto vigorosi in genere e comunque anch'essi risalgono a più di un secolo fa. A questo proposito, quindi la ricerca dovrebbe fare qualcosa, ecco qui è sicuramente lavorare sui porti innesti è un lavoro lungo, impegnativo e qualcosa sta cominciando a uscire a livello di nuovi porti innesti che magari sono particolarmente idonei alla resistenza alla carenza idrica. Qui presento i risultati di una prova che è stata condotta dal professor Poni, ma solo esemplificativa di quelle che le caratteristiche che potrebbe avere un nuovo portinnesto come idoneo alla ridurre i consumi idrici, come questo che era stato appunto testato a confronto con l'SO4 in una prova che avevamo insieme con il professor Poni sulla valutazione di nuovi genotipi porti innesti tolleranti a stress abiotici e appunto la caratteristica che era stata evidenziata da questa prova abbiamo misurato gli scambi gassosi direttamente di porti innesti sotto stress aveva dimostrato che rispetto all'SO4, un altro porti innesto molto utilizzato, aveva aumentato l'efficienza d'uso dell'acqua, cioè mantenendo comunque in condizioni di stress lo stesso livello di fotosintesi, riducendo però la conduttanza stomatica e quindi la traspirazione. Questo poi aveva anche portato a dei miglioramenti a livello delle caratteristiche di concentrazione zuccherina. Per quanto ci riguarda, noi come Università di Bologna in quel contesto, in quel progetto, avevamo osservato il comportamento di alcuni porti innesti selezionati STAR presso l'Università di Bologna dal professor Intrieri che sono già stati omologati.
stati e che erano stati selezionati per la riduzione di vigoria. E in effetti, ecco, questo è che anche in questo contesto un aspetto che potrebbe essere interessante. Questi due porti Nasty Star hanno la capacità di ridurre notevolmente la crescita vegetativa sulla varietà innestata. Qui è evidenziato questo risultato dalla riduzione del legno di peso del legno di potatura, che poi portava anche, insomma, tutto questo riequilibrio vegetoproduttivo, una riduzione anche a livello produttivo. In altre parole, piante con chiome più contenute, meno vigorose e quindi anche legate a una minore traspirazione. Infatti, a proposito di questo legame tra superficie fogliare traspirazione, no? Si introduce anche il discorso di come la forma di allevamento, il sistema di allevamento e associato poi alla sua relativa densità di impianto possa influire sui consumi idrici del nostro vigneto. Infatti è noto la relazione molto stretta che intercorre tra l'intercettazione luminosa da parte della chioma e la perdita di acqua per evapotraspirazione. Quindi maggiore praticamente è la dimensione dell'ombra e maggiore chiaramente è la parte di chioma che intercetta la luce. E su questa base, infatti, c'è questo esempio di correlazione decisamente importante tra la percentuale di ombra, di superficie ombreggiata e il consumo idrico, questo misurato con l'isimetri, quindi in maniera molto precisa. Quindi è chiaro che la disposizione della chioma, la conformazione della chioma e quindi la sua relativa capacità di intercettare la luce può condizionare la evapotraspirazione. E qui c'è i risultati di un lavoro ormai datato, ma veramente interessante di Williams, che ha misurato proprio con l'isimetri il consumo idrico di diverse forme di allevamento e di diversi densità di impianto. E che cosa emerge? I dati sono relativi a una settimana in post-invaiatura in California. Comunque, al di là dei valori, insomma, è importante e ci permette di fare degli interessanti confronti. Vedere, per esempio, a livello di forme di allevamento, come un cordone speronato, cioè una controspalliera, rispetto a forme sdoppiate come la doppia cortina o la lira che vediamo qua a sinistra, o l'alberello che è addirittura, no, la forma per antonomasia più compatta, più contenuta, proprio idonea agli ambienti particolarmente caratterizzati da carenza idrica. Come guardando l'ultima colonna vediamo che l'evapotraspirato per vite, litri per vite, è ovviamente molto più basso per alberello e cresce notevolmente per le forme sdoppiate, e mentre il cordone speronato si trova in una situazione intermedia, quindi effettivamente c'è questa corrispondenza molto netta. Poi però sulla, diciamo, forma della singola forma di allevamento, per valutare la perdita idrica a livello ettariale dobbiamo poi considerare quale densità di impianto viene applicata. Molto evidente, banale se vogliamo, però il fatto che se lo stesso cordone speronato, quindi la stessa forma di allevamento, ovviamente se è piantata più fitta 1 m x 8 x 1 m x 8 rispetto a 2.7 x 1.8, quindi con densità di un migliaio di piante di differenza, porta a una perdita in acqua per ettaro di acqua decisamente differenziata. Quindi è chiaro che la densità di impianto gioca anche qui un ruolo importante. Per esempio, consideriamo l'alberello, che ha appunto una capacità traspiratoria
inferiore alle altre forme di allevamento, però se poi vogliamo fare l'impianto ad altissima densità, diciamo alla francese, è chiaro che 10.000 piante ettaro porta un metro per un metro portano a una traspirazione che addirittura a livello ettariale supera quello del doppia cortina o della lira che hanno invece una densità di impianto più bassa. Quindi tutti questi aspetti che sono diciamo da decidere anche al momento prima del momento dell'impianto possono essere da valutare importanti. E tornando poi al discorso delle forme d'allevamento, quindi il concetto è che la forma d'allevamento sdoppiata tradizionalmente ha sempre dimostrato una maggiore efficienza rispetto alle chiome singole, perché oltre, sì è vero, traspira di più, ma traspira di più perché lavora di più, perché intercetta più luce e quindi sono considerate delle chiome più efficienti in termini di produzione anche di sostanza secca. No? E, ecco, un aspetto mi fa piacere a questo proposito presentarvi i risultati che sono appunto il classico caso dell'eccezione che ha però una spiegazione chiara. Basata sui risultati che abbiamo ottenuto recentemente presso appunto l'università, in una prova in cui sono state confrontate chiome chiuse e chiome aperte su piante in vaso. Praticamente la chioma chiusa era in pratica un guyot, quattro viti a guyot a chioma chiusa, e le altre viti invece le piante erano state allevate a chioma aperta con una forma V, come fosse simulando una lira, quindi aprendo la chioma. E l'interessante è che in questa prova la valutazione della perdita idrica è stata particolarmente puntuale e precisa grazie alla presenza di queste bilance che, collegate a un data logger, misuravano praticamente in maniera continua la perdita d'acqua durante il giorno. Ecco, su queste piante non qual è stata, insomma, quello che ci aspettavamo era che le piante aperte, cioè la chioma aperta, intercettasse di più e quindi lavorasse di più e traspirasse di più, secondo quanto, insomma, presente in bibliografia e quanto normalmente avviene. E, che cosa è successo? Una serie di rilievi. Abbiamo fatto queste misure in un'annata particolarmente calda, forse vi ricorderete il 2017, in cui la temperature estive, vediamo qua, temperatura media luglio-agosto superava i 26 gradi, abbiamo raggiunto le temperature massime, insomma, di circa anche 40 gradi, e in queste condizioni cosa è successo? Che le due forme a parità di superficie fogliare, qui ci sono i dati di superficie fogliare per pianta durante la stagione, comunque erano simili, quindi si differenziavano soltanto per la disposizione della chioma, hanno presentato un risultato assolutamente opposto a quello previsto, cioè la chioma chiusa era quella che traspirava maggiormente rispetto alla chioma aperta. E questo risultato, diciamo che è stato spiegato andando a verificare quando avvenivano queste differenze legate all'intercettazione luminosa. La chioma aperta intercettava una maggior quantità di luce proprio nelle ore più calde della giornata, intorno alle 14:30. E evidentemente quindi in queste condizioni, con quelle temperature elevate, la chioma entrava in uno stress con delle inibizioni a livello di fotosintesi, che infatti anche qui sono state rilevate. L'assimilazione netta delle foglie è risultata significativamente ridotta nelle chiome, nelle foglie della chioma aperta rispetto alla chiusa mediamente, mentre vediamo a livello di potenziale idrico del fusto non abbiamo riscontrato differenze, le piante erano comunque ben irrigate, quindi non era una prova di stress idrico ma di valutazione proprio della capacità di perdita traspiratoria. Quindi tutto sommato
L'altra cosa importante è che questo fenomeno, questo blocco fotosintetico, poi ha fatto sì che ci fosse anche un effetto negativo a livello di concentrazione zuccherina delle uve, che nella chioma aperta erano significativamente inferiori rispetto alla chiusa. Quindi in questo caso ovviamente è un caso particolare che però magari può essere rappresentativo delle condizioni climatiche nelle quali stiamo andando, e in cui in queste condizioni evidentemente l'aspirazione è stata bloccata nella chioma aperta, ma non è un fattore positivo, perché questo blocco della traspirazione è legato appunto a una minore efficienza d'uso dell'acqua, che si riscontra appunto proprio in una minore produzione di sostanza secca e di carboidrati. Ok, qui ci sono le conclusioni, comunque più o meno dovrebbero essere le cose che ho già detto, sì. Per quanto riguarda, ecco, qui una piccola nota, anche questo è relativa all'orientamento dei filari, anche questo è un vecchio lavoro sempre dell'Università di Bologna, del gruppo qua, ancora degli anni 90, in cui vennero confrontate praticamente la traspirazione di piante allevate nord-sud rispetto a quelle est-ovest. E che cosa è emerso? È emerso che le piante allevate con orientamento nord-sud presentano, dovuto a una, diciamo, nelle ore centrali una minore intercettazione, perché chiaramente il sole, essendo in questa posizione, riduce, cioè l'intercettazione nelle chiome a parete è ridotta. E questo provoca un corrispondente calo nella traspirazione in quelle ore, mentre nel caso dell'orientamento est-ovest vediamo che il PAR, cioè l'illuminazione, rimane anche nelle ore più o meno costante nella parte centrale della giornata, e questo si ripercuote anche nella traspirazione, che rimane elevata. Anche questa è una nota che magari si può considerare quando si e se si può scegliere l'orientamento dei filari. Ecco, passiamo a un altro argomento, perché fino adesso abbiamo considerato soltanto le capacità, diciamo, di traspirazione a livello della pianta singola, cioè singola del vigneto, però delle piante, mentre sappiamo bene che l'ecosistema vigneto è costituito anche dall'interfila. E quindi la gestione dell'interfila e del sottofila, che si può ricondurre, no, alle due tipologie principali, lavorazione o presenza del prato, può influire notevolmente sulla traspirazione globale del vigneto. Prima una piccola nota su quelle che sono anche gli effetti che la gestione del suolo ha sulla vigoria delle piante, sempre nei confronti del vigneto. Qui già emerge molto chiaro che in presenza del prato, no, la superficie fogliare, la chioma è molto più ridotta rispetto a dove è presente il prato. Infatti vi presento i risultati anche qui di una prova ormai datata, che è stata fatta a Ozzano, sempre qua presso l'università, in cui, confrontando l'innervimento con la lavorazione, a livello di primo aspetto è riduzione della superficie fogliare, le foglie, le piante associate all'innervimento sviluppano meno, e in questo caso anche portano a una riduzione della per effetto competitivo, una riduzione anche a livello della produzione, con un miglioramento in questo caso delle caratteristiche produttive. Quindi a livello di attività vegetativa, qui l'innervimento è stato sicuramente positivo, perché ha in qualche modo bilanciato, no, creato un migliore equilibrio vegetoproduttivo delle piante, e causando anche un miglioramento qualitativo. Evidentemente c'era del margine, c'era una disponibilità idrica e nutrizionale tale per
per cui la presenza del prato ha permesso di modulare questa vigoria, ma in maniera ancora accettabile. È chiaro che poi quando la disponibilità idrica non è a questi livelli, ci può essere anche dei problemi ad associare un prato, un vigneto, a un vigneto già stressato, insomma, già in assenza di sufficienti disponibilità idriche. Quindi, d'altra parte, ecco, considerando tutti gli effetti globali a livello di ecosistema dell'inerbimento, è chiaro che i vantaggi dell'inerbimento in un vigneto sono tantissimi, no? Al di là dell'effetto sulla pianta, ma c'è tutto un discorso dell'erosione molto complesso, dilavamento, riduzione del dilavamento dell'azoto, aumento della complessità biologica, insomma tanti tanti vantaggi a fronte di una serie di effetti negativi che sono prevalentemente concentrati su una competizione idrica e nutrizionale, no? Quindi può essere importante, insomma, farsi la domanda nel caso in cui comunque si voglia scegliere una gestione dell'inerbimento, cioè dell'interfile inerbito, che appunto in seguito a tutti i vantaggi che questo comporta, ecco, sarebbe quindi ai fini di una riduzione del contenimento dello stress, quindi della competizione, meglio un inerbimento spontaneo o seminare delle essenze erbacee. È chiaro che quando dobbiamo seminare delle essenze erbacee c'è sempre un problema di costi, problema di lavorazione, di gestione, no? Mentre l'inerbimento spontaneo sembra molto più semplice. Però c'è da considerare un aspetto, soprattutto a livello di consumo idrico, che viene ben rappresentata dai dati in questa tabella, in cui, nella quale, insomma, appare chiaro come alcune delle specie erbacee spontanee che possiamo trovare nei nostri vigneti, come la malva, la negletta, il taraxacum o il circium, presentino un livello di traspirazione veramente notevoli. Cioè, guardiamo la malva, 4,45 mm al giorno, e che superano in maniera esorbitante, diciamo, quello che è il consumo idrico medio, pur con tutte le variabilità della vite, della pianta vite, che come è noto è una pianta che infatti non è una pianta dissipatrice di acqua. E quindi è chiaro che inserire in un prato, avere in un prato delle specie, delle essenze così traspiranti, con questa efficienza traspirante così elevata, è un bel problema. Mentre la possibilità quindi di scegliere, ecco, delle essenze selezionate che possano presentare delle caratteristiche di minor impatto a livello di consumo idrico, per esempio delle essenze che durante la stagione estiva si secchino naturalmente, quindi durante rimangono meno competitive. E qui ci sono delle foto di alcune di una selezione, insomma, di una prova che facemmo anche questa tanti anni fa, sulla confronto di alcune essenze erbacee, Festuca lundinacea e Festuca, diciamo quella più il mix commerciale, che poi era rappresentato la Festuca lundinacea, che andando a vedere il comportamento a livello radicale, questi sono i risultati delle sezioni di del suolo, insomma, fino a 80 cm di profondità, la presenza delle radici nel suolo, vediamo come nel caso dell'ilmix, senza commerciale, è concentrata anche in strati molto profondi, quindi in cui si trova decisamente a competere con le radici della vite, che sono prevalentemente concentrate, insomma, nei primi 50-60 cm. Mentre la pseudovina, per esempio, ha una concentrazione di apparato radicale che è concentrato proprio nei primissimi strati, e quindi anche questo
è indicativo della sua minore capacità di traspirare acqua, assorbire acqua e anche competere con la vite. Quindi questi stessi aspetti anche altri autori li hanno valutati, tanto da diciamo andare a individuare quali sono quelle specie erbacee per l'inerbimento che siano più idonee alla situazione in cui ci sia una carenza di disponibilità idrica. Anche qui poi magari bisognerebbe migliorare la situazione, perché poi molto spesso quando si vanno a cercare queste essenze erbacee non è così facile trovarle, ecco, quelle più o meno, quindi sono state selezionate, sono state individuate, poi non sono disponibili, ecco, e quindi alla fine ci si riduce se siamo costretti a utilizzare sempre i soliti miscugli. Però anche qui la richiesta anche da parte dei viticoltori potrebbe essere una spinta per la selezione di queste essenze. Per la commercializzazione di questi essenti. E poi l'altra domanda che ci siamo chiesti anche questa può sembrare banale, cioè come la gestione degli spalci possa contribuire a modulare i consumi idrici del vigneto. Può sembrare banale, però insomma non era facile misurarlo di quanto potesse essere intervenire, cioè potesse essere efficace uno sfalcio nel ridurre il consumo idrico. E in questa prova, sempre condotta a Bologna un po' di anni fa, lo scopo era quello di valutare l'evaporazione del suolo nudo con l'evapotraspirazione del prato, in questo caso era Festuca rundinacea, e confrontare gli effetti dello sfalcio nel ridurre l'evapotraspirazione. Avevamo dei mini lisimetri e anche una camera particolare che misurava proprio, oltre agli scambi gassosi, anche la traspirazione del prato, di quella superficie di prato. E passando subito ai risultati, quello che emerge è raccolto insomma in questo grafico che cerco di spiegarvi, sembra complicato ma non lo è, perché questo meno 1 rappresenta il giorno prima dello sfalcio e vengono riportate il livello di evapotraspirazione dell'UMG, che è il prato non sfalciato. L'MG è il prato sfalciato ma il giorno prima dello sfalcio, quindi sono uguali, e l'altro il suolo nudo, quindi l'ultima barra. E cosa si vede? Che dopo lo sfalcio, per insomma, 28 giorni, un mesetto, si ha una riduzione notevole dell'evapotraspirato nel prato sfalciato, tanto che questa riduzione in primi giorni è molto simile al suolo nudo, poi chiaramente poi piovuto, queste frecce sono la pioggia, poi risale, però ecco, si mantiene per tutto il mese, insomma, inferiore rispetto a quella del prato non sfalciato, portando quindi a una stima di una riduzione di circa il 30-40%. E quindi sì, qui questo è esattamente la stessa cosa nelle ore della giornata. Quindi cioè rivela la capacità, diciamo, dello sfalcio di poter modulare, di intervenire magari con uno sfalcio in un momento particolarmente critico durante la stagione vegetativa, quando si sta per instaurare un periodo di stress, può essere anche questo un aiuto per dare un minimo di sollievo all'ecosistema vigneto, alle piante, per ridurre questa evapotraspirazione. Bene, l'ultimo argomento che, ma molto brevemente, volevo trattare è quello relativo alle tecniche colturali in verde per mitigare sì, i cambiamenti climatici, ma qui nello specifico il consumo idrico, no? Quindi
viene naturale pensare che le cimature, quindi la rimozione di parte della superficie fogliare durante la stagione vegetativa, possa essere uno strumento utile anche questo per modulare, no, la traspirazione nel corso della stagione, in quanto vado a ridurre la superficie fogliare traspirante. Tutto sommato, ecco, questo aspetto non ho prove che non abbiamo condotto noi prove, quindi abbiamo fatto cimature, ma per altri scopi. E non abbiamo valutato, diciamo, la traspirazione, e quindi sulla bibliografia, ecco, ho trovato soltanto dei risultati parziali, e solo in alcune annate le piante effettivamente cimate hanno mantenuto un potenziale idrico che fosse superiore a quello del controllo. Ma diciamo, in realtà in molte altre annate, questa è solo l'annata felice su quattro, ecco, sulle quali invece non si hanno differenze significative. Quindi evidentemente è una tecnica che deve essere valutata ancora attentamente, e poi la cimatura, a mio parere, poi ha anche degli effetti talmente importanti a livello di sourcing, a livello di superficie fogliare, produzione, rapporti, che deve essere valutata molto attentamente, e anche per le eventuali altre conseguenze che potrebbe avere. E invece l'altro aspetto che volevo illustrarvi è quello dell'utilizzo di prodotti di copertura. Prodotti di copertura, l'esempio tipico è il caolino, che tradizionalmente è usato, insomma, per ridurre le temperature della chioma, ridurre quindi sempre nel contesto del contenimento degli effetti del cambiamento climatico, ma ha anche dimostrato di aumentare il water use efficiency. E questo filosilicato noi l'abbiamo provato sulle nostre piante di Sangiovese qui a Bologna, su Sangiovese, per uno scopo di contenimento della temperatura più che altro. E nel nostro caso è stato fatto un trattamento al 3% 2 volte durante la stagione nel 2019. Effettivamente è stato molto efficace nel ridurre la temperatura. In questo caso noi misuravamo la temperatura degli acini, ma questo vale anche per la chioma, insomma, e effettivamente è stato molto efficace. Nel nostro caso non abbiamo avuto effetti a livello di potenziale idrico, anche perché, insomma, l'annata in questo caso è stata abbastanza piovosa nelle nostre condizioni, non siamo riusciti a indurre uno stress nelle piante, quindi non abbiamo potuto valutare questo aspetto, ma diciamo che risultati precedenti relativi all'utilizzo del caolino in altre zone, in altre situazioni, avevano già dimostrato l'efficienza di questo trattamento nell'aumentare la water use efficiency, cioè riducendo praticamente la conduttanza stomatica, senza ridurre però l'assimilazione fotosintetica, quindi mantenendo comunque una buona efficienza d'uso dell'acqua. E quindi magari, ecco, anche noi siamo intenzionati a continuare a valutare l'utilizzo di questi composti di copertura. Ecco qua, io direi, credo di avere concluso. Ripeto, sono solo alcuni aspetti che ho preso in considerazione. Alcuni di questi, dicevamo, sono di diversa natura, strategie di diversa natura. Alcune vanno decise prima nell'impianto, altre invece possono essere, e quindi sono in qualche modo permanenti. Altre possono essere adottate in relazione all'andamento stagionale, e quindi in maniera più modulabile. Però ecco, sono tutte strategie che magari utilizzate in maniera sinergica possono anche avere un effetto positivo cumulativo per contenere i consumi idrici del vigneto.
E questo è quanto insomma per oggi. Ringrazio tutti voi per chi mi ascolta, per ascoltare, per avermi ascoltato. Ringrazio tutti i componenti insomma del gruppo che ha portato avanti tutte le prove, da Emilia Colucci, Chiara Pastore, Gabriele Valentini, Gianluca Allegro, poi tutti le professori Intrieri, che è stato insomma ha partecipato a molte delle prove risalenti insomma un pochino più vecchie che ho presentato e con questo ho concluso. Bene, grazie Ilaria di questi preziosi consigli che speriamo insomma, come abbiamo avuto modo anche di comunicare a quanto ci hanno seguite nei nostri tour presso le aziende, che possano in qualche modo metterli in pratica, perché di sicuro sono soluzioni che consentono una migliore gestione e una migliore, diciamo, una maggiore riduzione dell'acqua per l'irrigazione del vigneto. A questo punto io passerei, visto che i tempi sono abbastanza stretti per quello che ci eravamo detti, passerei la parola al dottor Domenico, che non vedo però, non vedo collegato. Io ci sono. Ah, ecco, dottor Domenico sì, Solimando, sì. Che come dicevo, che ringrazio due volte. per averlo precettato in questa occasione, visto il disguido che è corso a Gioele Chiari, ma credo che sappia fare bene le veci di Gioele, visto la sua competenza e l'esperienza accumulata nel CER, nel canale Emiliano Romagnolo. Quindi passo la parola per, diciamo, per affrontare l'altro argomento che era previsto in questo webinar, e cioè l'importanza dell'irrigazione nel vigneto nelle fasi più delicate per la vite. A te la parola, Domenico. Bene, condivido. Ok, vedete la presentazione? Sì? Sì, vediamo. Allora, buongiorno a tutti. Sono stato sì effettivamente precettato, catapultato e quindi in tutta fretta ho riarrangiato la presentazione di Gioele e andrò praticamente a braccio. Iniziamo, insomma cercherò di illustrarvi inizialmente l'attività che il canale Emiliano Romagnolo svolge non come insomma attività istituzionale, perché noi siamo un consorzio di bonifica, quindi la nostra mission è quella di insomma portare l'acqua in Romagna, la preleviamo dal fiume Po e la trasportiamo lungo le province di Bologna, Ravenna, Cesena, Forlì e Rimini. Però al nostro interno c'è un'area denominata area ricerche irrigue, dove da oltre 60 anni viene effettuata attività appunto di ricerca in ambito irriguo. 60 anni fa ovviamente gli argomenti trattati erano insomma quelli basilari, ovvero si ricercavano le curve rese volume delle insomma specie di interesse irriguo. Negli anni, o meglio nei decenni, c'è stata un'evoluzione, perché insomma
sono cambiate, non solo il clima, è cambiato insomma il mondo e quindi ci siamo allargati, abbiamo trattato l'argomento acqua in senso lato a 360 gradi. Abbiamo un centro sperimentale che è situato nel comune di Budrio, denominato Acqua Campus, all'interno del quale svolgiamo la quasi, insomma, totalità delle attività sperimentali, ovviamente riferite a quelle colture vocate in questo territorio. Per tutte le altre colture invece che richiedono, insomma, una specificità territoriale, noi effettuiamo prove presso aziende agricole che ci ospitano e quindi mi riferisco a colture come l'asparago, la fragola, la vite stessa. In questo sito noi, insomma, trattiamo l'argomento, come vi dicevo, in senso lato. Ospitiamo numerosi progetti, sia regionali, nazionali che europei. Abbiamo, insomma, un pool di tecnici numerosi e in un'area adiacente abbiamo anche un'area dimostrativa dove mettiamo a disposizione di chiunque volesse, insomma, visitarla, di tecnici scolaresche, ma anche professori, docenti, assessori, insomma, decisori politici, mettiamo a disposizione quest'area dimostrativa dove sono esposte fisicamente tutte le tipologie irrigue attualmente utilizzate, impiegate, quindi presenti in commercio, ma abbiamo anche un'area dove esponiamo anche quelle storiche, quelle in disuso, che sono state superate, insomma, dal progresso tecnologico, ma che costituiscono, insomma, la storia dell'irrigazione, insomma, dei metodi e delle attrezzature irrigue. Tutta l'attività che noi svolgiamo, che è stata svolta fino ad oggi, confluisce all'interno, e qui scusate che ho riarrangiato la presentazione, ma ripristino l'ordine. Confluisce all'interno di un nostro sistema decisionale, un nostro DSS, un sistema esperto che noi utilizziamo per fornire il consiglio irriguo. Essendo un DSS, ha bisogno di una serie di dati, di input che elabora e fornisce il consiglio irriguo come output del servizio. I dati necessari ovviamente riguardano il suolo, il meteo, la coltura, l'impianto di irrigazione, ma noi come, insomma, valore aggiunto abbiamo anche il dato di falda, ovvero quella risorsa idrica che non si vede, che è presente nel terreno in alcuni ambienti in maniera, insomma, rilevante, di cui le piante beneficiano in gran parte del loro ciclo culturale. Colture che hanno apparati radicali, insomma, abbastanza sviluppati, o territori dove la falda è superficiale, questa risorsa il nostro sistema la tiene conto, la mette a bilancio e in alcuni momenti della stagione può arrivare a soddisfare addirittura quasi il 50% del fabbisogno idrico della coltura. Quindi, una volta inseriti tutti questi dati, queste informazioni di input, il nostro sistema fornisce il consiglio irriguo, che consiste nell'indicare il momento in cui intervenire, quindi una data, il volume irriguo e inserendo anche informazioni inerenti al costo dell'energia, il costo dell'intervento irriguo e la resa attesa e l'aspettativa di vendita, di prezzo di realizzo,
può fornire anche l'informazione, il consiglio della convenienza economica. Spesso un'irrigazione incrementa la resa, ma questa resa non ripaga i costi dell'intervento stesso. Sostanzialmente, perdonatemi ancora, andiamo qui. Sostanzialmente il DSS effettua un bilancio idrico dato dalla somma algebrica tra le uscite e le entrate. Le entrate sono, come vi dicevo, l'acqua proveniente dalla risalita capillare della falda ipodermica, l'acqua proveniente da meteorica proveniente dalle piogge come ingressi, come uscite. Ovviamente la traspirazione della pianta, l'evaporazione diretta dal suolo nudo, l'infiltrazione profonda in caso di eccesso e quindi di incapacità del suolo di trattenere l'acqua presente al suo interno e il ruscellamento superficiale che avviene in caso di eventi piovosi intensi dove la capacità di infiltrazione non è sufficiente a recepire integralmente l'acqua di pioggia. La somma algebrica, se assume insomma dei valori positivi, vuol dire che il nostro serbatoio si sta riempiendo, se invece assume dei valori negativi, il serbatoio man mano si svuota. Vuotandosi necessita di essere ripristinato questo contenuto idrico e noi lo effettuiamo attraverso le irrigazioni. Abbiamo detto che il terreno è un serbatoio che è in grado di trattenere acqua. Quando essa è presente in quantità eccedente la sua capacità di trattenerla, noi ci troviamo nella condizione di capacità idrica massima, ovvero tutti i macropori e i micropori sono pieni di acqua. Indicativamente, per darvi un ordine di grandezza, stiamo parlando di quantitativi espressi in percentuale in volume che oscillano, a seconda della tipologia di suolo, dal 25 al 45%. Quindi se noi prendiamo un metro cubo di suolo, in volume sono 1000 litri, la percentuale di 25% in acqua significa che 250 litri è costituito da acqua. Questa forchetta è riferita ai suoli sabbiosi e ai suoli argillosi, estremizzando per dare un ordine di grandezza. Successivamente, quando in condizioni ottimali, ovvero di drenaggio e di sistemazioni idrauliche ottimali in modo da non creare ristagno, in condizioni ottimali, dopo aver raggiunta la saturazione, nel giro di qualche ora terreni sabbiosi, di qualche giorno terreni argillosi, tutta l'acqua in eccesso viene persa fondamentalmente per gravità. La restante parte, quella ovvero che è trattenuta dal terreno, è definita capacità idrica di campo, quindi solo i macropori hanno perso il loro contenuto di acqua che è stato sostituito dall'aria. E trovandoci la capacità idrica di campo, la tensione dell'acqua all'interno del terreno oscilla orientativamente tra 0,1 e 0,3 bar, che è insomma una tensione molto bassa, quindi la disponibilità per le piante dell'acqua è buona, ma insomma siamo in una condizione in cui è ancora presente un quantitativo
abbondante di acqua. Qui come ordine di grandezza oscilla dal 10 al 35%, quindi in un terreno sabbioso in un metro cubo ci sono 100 litri di acqua, in un terreno argilloso ce ne sono 350. Quindi come insomma, ben sapete il terreno argilloso ha un serbatoio idrico maggiore di un terreno sabbioso. Progressivamente che il terreno si asciuga raggiunge il cosiddetto punto di appassimento, che è un punto che viene preso convenzionalmente corrispondente a una tensione dell'acqua nel terreno di esattamente meno 15 bar, quindi 15 volte la pressione atmosferica, che è una tensione elevatissima alla quale solo poche piante riescono a insomma, strappare l'acqua dal terreno e quindi appunto punto di appassimento. E qui l'ordine di grandezza è 3,15%, ovvero 30-150 litri metro cubo. La differenza che esiste tra la capacità idrica di campo e il punto di appassimento è la cosiddetta acqua disponibile, che come vedremo successivamente non è tutta facilmente disponibile, perché man mano che si asciuga il terreno trattiene con maggiore tenacia l'acqua residua e quindi le piante per assorbirla devono esercitare una forza di estrazione maggiore, quindi con un maggior dispendio energetico. E per differenza tra la capacità idrica di campo e il punto di appassimento, abbiamo in termini percentuali questa forchetta che va dal 7 al 20%, ovvero 70 litri e 200 litri. Ma noi abbiamo parlato di un metro cubo. Ma nella realtà le radici, la maggior parte delle colture o comunque gli impianti di irrigazione tendono a restituire acqua solo nei primi 50 centimetri al massimo di suolo. Quindi questo metro cubo non è un cubo vero e proprio. E se noi considerassimo solo l'acqua disponibile nei primi 50 centimetri, vediamo come quel 7% da 70 litri metro cubo diventa su 50 centimetri 35 millimetri, cioè quindi in un terreno sabbioso io dispongo di un serbatoio che nei primi 50 centimetri corrisponde a 35 millimetri. In un terreno argilloso invece ho un serbatoio molto più grande, 100 mm. Questo è molto importante perché innanzitutto spiega la ragione per cui nei terreni sabbiosi bisogna irrigare con dei volumi bassi e di frequente, invece nei terreni argillosi possiamo irrigare anche con una minore frequenza dando dei volumi maggiori. Ma come vedremo, quel volume minimo inferiore presente all'interno del terreno sabbioso non è totalmente disponibile, come non lo è anche quello del terreno argilloso. Il bilancio idrico quindi consiste nel fare la somma algebrica tra gli ingressi, ovvero le piogge e l'acqua di falda, la risalita capillare, e le uscite, ovvero l'evaporazione diretta dal suolo, la traspirazione dalle piante e le perdite che avvengono per ruscellamento e infiltrazione profonda, e questo bilancio giornaliero dà origine a un andamento. Questo è il nostro serbatoio. Il serbatoio è vuoto, quindi siamo al punto di appassimento, è completamente pieno, siamo alla capacità idrica di campo. Questo grafico rappresenta insomma una coltura particolare che richiede che il serbatoio sia sempre quasi pieno, quindi abbiamo una soglia inferiore al raggiungimento della quale bisognerebbe intervenire con le irrigazioni in caso di mancate piogge, e come vedete
L'andamento segue i consumi e gli apporti, piogge e irrigazioni e forma questa serie spezzata che dovrebbe insomma, cercare di stare all'interno di queste soglie. Questo è il bilancio volumetrico. Io ho dei millimetri di acqua di pioggia o dei millimetri di acqua di consumo idrico, quindi evaporati, o dei millimetri di acqua che restituisco con le irrigazioni. E il ragionamento viene fatto sulla base volumetrica. Il nostro sistema, fornendo il consiglio irriguo, come vi dicevo, indica una data a cui, insomma, in cui intervenire, quando irrigare, un consumo giornaliero, un volume da restituire e una serie di informazioni che riguardano, insomma, i tempi di funzionamento dell'impianto. Nel caso si disponga di un impianto di irrigazione a microportata, inserendo le caratteristiche dell'impianto, il sistema è in grado anche di indicare una durata. La durata è molto comoda per chi deve effettuare l'operazione, in quanto non è, insomma, richiesto il calcolo sulla base del volume e della pluviometria dell'impianto. So che devo intervenire per un certo numero di ore e quindi è semplificato. Il consiglio irriguo è disponibile in insomma, diversi dispositivi, smartphone, tablet o via web attraverso il computer. Il consiglio volumetrico presuppone che il dato di umidità del terreno venga convertito da peso a volume attraverso l'applicazione di un coefficiente che è definito peso specifico apparente, ovvero la densità del terreno. Questo è un passaggio chiave, cruciale, perché se io mi trovo in condizioni ottimali, ovvero in un terreno ben arieggiato, senza la presenza di insomma, vene o lenti che lo attraversino e non è stato costipato, calpestato o in qualche modo, insomma, alterato, il terreno ha una sua densità e questa densità determina un volume di acqua che è possibile, insomma, essere presente al suo interno. Se invece lo stesso terreno è stato alterato perché con continui passaggi con il trattore oppure in un impianto arboreo dopo diversi anni, naturalmente non facendo lavorazioni superficiali, il terreno tende a compattarsi, questo valore varia, o meglio aumenta, e quindi aumenta la sua densità e la sua densità determina una maggiore capacità determinerebbe una maggiore capacità di assorbimento idrico. Quindi è molto importante conoscere il peso specifico apparente. Finora abbiamo ragionato in termini volumetrici, però la pianta non ragiona in termini volumetrici, la pianta ragiona invece in termini tensiometrici. Come vedremo successivamente, posso anche anticipare la slide. Qui. La pianta, per poter assorbire acqua dal terreno, è costretta, tra virgolette, a traspirare. Attraverso la traspirazione, che avviene grazie a un gradiente di tensione che esiste tra l'atmosfera e le foglie. La pianta per traspirare è costretta ad aprire gli stomi. Attraverso queste aperture, l'acqua al suo interno evapora, evaporando va a diminuire
o meglio, in termini assoluti, ad aumentare la tensione al suo interno, e l'aumento della tensione che a livello fogliare, qui espresso in megapascal, in termini di bar o atmosfere, basta moltiplicare per 10, all'interno delle foglie, a seconda della cultura, di una serie di fattori che possono influenzare la capacità di traspirazione, all'interno delle foglie noi possiamo trovare delle tensioni che oscillano da meno 10 a meno 30 bar. Quindi meno 10 volte, meno 30 volte la tensione, la pressione atmosferica. Questo gradiente fa sì che ci sia un richiamo di acqua all'interno della pianta che, man mano che ci si avvicina al suolo, la tensione diminuisce, quindi passiamo da meno 10 a meno 7 fino ad arrivare a livello radicale, meno 0,3 bar, che è quel valore che, vi dicevo, riferito alla capacità idrica di campo. Quindi potete capire che se la tensione all'interno del terreno è elevata, pur essendoci questo gradiente, pur essendoci una forza capace di strappare acqua al terreno, questa forza, insomma, dovrà essere tanto maggiore quanto è alta la tensione all'interno del terreno. Torno indietro per illustrarvi. Qual è la differenza tra un terreno, estremizziamo, vista l'estrema variabilità dei suoli, qual è la differenza tra un terreno argilloso e un terreno sabbioso? Vedete, questa è la tensione idrica che è presente all'interno del terreno, l'andamento, rispetto all'acqua disponibile. Quindi, alla capacità idrica di campo, più o meno, anche se in un terreno sabbioso è leggermente inferiore di un terreno argilloso, più o meno siamo vicini allo zero, quindi non è necessario esercitare una grande forza di suzione per strappare l'acqua del terreno. Man mano che la percentuale di acqua disponibile diminuisce, la tensione dell'acqua del terreno aumenta, ma aumenta in maniera differente rispetto a un terreno argilloso e un terreno sabbioso. Se noi ci prefissiamo di raggiungere il 70% dell'acqua disponibile, vedete come il 70% dell'acqua disponibile in un terreno sabbioso corrisponde indicativamente a circa 0,5 bar. Invece in un terreno argilloso questo corrisponderebbe a 2,5 bar. Quindi potete, insomma, capire che non possiamo prefiggerci una soglia di intervento uguale per tutti i tipi di suoli. Per un suolo sabbioso queste soglie dovranno essere alte, ma per un terreno argilloso dovranno essere ancora più alte, per evitare che raggiungendo quei livelli si determinino delle tensioni eccessive all'interno del terreno. Qui vi mostro un grafico dove è possibile osservare l'andamento di quattro tesi a confronto. Qui stiamo parlando del 2012, quindi un anno in cui, insomma, c'è stato l'anno horribilis, non pioveva mai e le temperature erano molto al di sopra della norma. Vedete come una corretta gestione idrica effettuata restituendo il 100% del fabbisogno della coltura ha garantito, in termini di tensione dell'acqua nel terreno, ha garantito il mantenimento di una condizione che noi definiamo, insomma, ottimale.
Invece le altre tesi, ovvero una tesi ri ha ricevuto la metà del fabbisogno della cultura, un'altra ancora un quarto e avevamo anche il testimone asciutto. Vedete come restituire meno di quanto la pianta ne ha bisogno, significa in un'annata particolare, senza piogge, con temperature, insomma, al di sopra della media stagionale, significa che l'acqua, progressivamente all'interno del terreno diminuisce e col suo diminuire aumenta la tensione. Quindi le piante sono sopravvissute. Solo che hanno prodotto meno, hanno prodotto insomma di qualità inferiore, di pezzature inferiori e quindi non soddisfacenti da un punto di vista, da un punto di vista economico. Qui riporto un'immagine che mostra una tecnica che viene utilizzata per ottimizzare la risorsa idrica. La tecnica è quella dell'ultra low drip irrigation, ovvero anziché distribuire in un lasso di tempo breve un quantitativo di acqua che il terreno non è in grado di assorbire, quindi parte di essa sfuggirà all'assorbimento radicale, andrà in profondità. Con questa tecnica si distribuisce in maniera continua e come se fosse uno stillicidio continuo, in maniera tale che resti in superficie, che resti nell'orizzonte esplorato dalle radici e che addirittura, siccome l'irrigazione dura diverse ore, quasi insomma l'intero arco della giornata, dalle 8 della mattina fino alle 6 di pomeriggio, quindi 10 ore, quasi in diretta restituisce acqua alla pianta che la assorbe progressivamente. Vediamo di insomma, entrare nell'argomento specifico della cultura della vite. La cultura della vite ha delle particolarità, ovvero insomma, è in grado di vegetare, è in grado di insomma, sopravvivere anche in condizioni di stress estremo, però come dicevamo, insomma, noi dobbiamo produrre e uno stress può essere utile per evitare un eccesso di vigore, uno stress può essere utile per migliorare la qualità dell'uva, ma può essere anche dannoso se avviene nelle fasi in cui la pianta è maggiormente sensibile. E in particolar modo la vite, anche se non capita quasi mai, tranne come quest'anno, che non è piovuto per, insomma, per dei mesi interi. Si è stati insomma, costretti ad irrigare anche per insomma, evitare che sin dalle primissime fasi, quindi già in fase di germogliamento, solitamente non si irriga mai, ma quest'anno è stato necessario irrigare dei piccoli interventi giusto per insomma, evitare che venga compromessa la produzione. Poi ci ha pensato il gelo a comprometterla, però insomma, da un punto di vista idrico è stato necessario quest'anno intervenire anche in fase di germogliamento. Sicuramente la fioritura è una fase sensibile, lo è per tutte le specie. Lo è anche per la vite. Anche in questo caso, insomma, non capita mai che in questa fase sia necessario irrigare, ma se da bilancio idrico le condizioni di siccità, di stress idrico perdurano, essendo una fase sensibile, è necessario che si intervenga. Quindi in fioritura, in allegagione, è necessario intervenire.
Quello invece che capita quasi tutti gli anni che da irrigazione di soccorso è diventata invece un'attività ordinaria è l'irrigazione che va dalla prechiusura del grappolo fino all'invaiatura. In questa fase, insomma, si mettono le basi per l'ottenimento di una resa soddisfacente, ma non solo dal punto di vista quantitativo, anche qualitativo, perché insomma, se la pianta è in stress, uno stress prolungato, la dimensione degli acini, l'accumulo di zuccheri ne risente. Quando invece arriviamo in fase di maturazione, è necessario sospendere le irrigazioni, è necessario perché sortiremmo l'effetto contrario, ovvero avremo sì un aumento della produzione, ma questa produzione sarà data solo da un aumento del contenuto di acqua che andrebbe a scapito invece del contenuto di zuccheri e non solo. Adesso la particolarità della vite non permette di generalizzare, però in termini insomma generali ne va dell'acidità, ne va del contenuto di tannini, polifenoli, cioè quindi peggiora, c'è uno scadimento qualitativo. Insomma, gestire correttamente l'irrigazione nella vite, la tecnica che ha trovato insomma, la sua perfetta collocazione è quella dello stress idrico controllato. Ovvero, salvo condizioni particolari, come dicevo prima, di annate straordinarie, ci sono delle fasi in cui è necessario garantire la piena restituzione. Piena restituzione non significa irrigare, significa che in caso di mancate piogge bisogna restituire con le irrigazioni. Poi una fase in cui viene applicato lo stress idrico controllato in maniera tale che la coltura risenta del leggero stress e metta in atto una serie di meccanismi che da un lato le permettono di risparmiare acqua, ma dall'altro consentono di creare un migliore equilibrio vegeto-produttivo e quindi una non eccessiva vigoria e un'attenzione maggiore sulla produzione. Fino ad arrivare alla prechiusura grappolo, dalla prechiusura grappolo all'invaiatura, dove invece è necessario nuovamente restituire i fabbisogni. E una volta arrivati all'invaiatura, sospendere l'irrigazione. Per, come dicevamo prima, evitare che i grappoli abbiano uno scadimento qualitativo. Le soglie irrigue della vite in Irrinet hanno questo andamento. Perdonatemi il grafico, ma ho dovuto in tutta fretta, insomma, recuperarlo. Hanno questo andamento che ho appena illustrato. Quindi c'è una prima fase in cui non è necessario intervenire, quindi si applica un leggero stress. Stiamo parlando di un leggero stress. In caso non piova, nel caso in cui si renda necessario irrigare, una volta raggiunta la soglia inferiore, degli interventi irrigui, anche in momenti in cui solitamente, insomma, non sono richiesti, è necessario che vengano effettuati. Poi qui ci troviamo invece dalla prechiusura grappolo fino all'invaiatura, qui la fase aumenta di sensibilità e quindi viene richiesto un maggior quantitativo. Questo maggior quantitativo è dato semplicemente dall'innalzamento delle soglie. Quindi noi portiamo il nostro serbatoio a un livello maggiore, anziché
viaggiare su metà serbatoio lo portiamo a tre quarti per intenderci, e per poi ritornare alla condizione iniziale in pre-raccolta. Come vi dicevo, inducendo un leggero stress alla coltura in generale, mi riferisco, la pianta, lo avverte e mette in atto dei meccanismi, che sono di natura ormonale, nella fattispecie l'acido abscissico, che ha la funzione di chiudere gli stomi. La chiusura non è totale, è parziale, quindi socchiudono gli stomi e in questo modo riducono la traspirazione, riducono il consumo idrico da parte delle piante. Questa condizione, se perdura per lungo periodo, ovviamente la pianta va in uno stress cronico e ne risente sotto diversi aspetti. Questo leggero stress noi possiamo indurlo in un periodo, in un determinato periodo, quindi uno stress temporale, oppure lo possiamo indurre solo in una parte dell'apparato radicale, quindi indurlo in maniera spaziale. Questo ovviamente è possibile farlo solo se disponiamo di due impianti, due ali gocciolanti che in maniera alternata li utilizziamo. In questo modo la coltura avrà solo una parte dell'apparato radicale umettato e una parte invece che risentirà di quella condizione di leggero stress. Questo per la vite è stato utilizzato da diverso tempo, ha ottenuto ottimi risultati, ha questo svantaggio di dover predisporre un doppio impianto, ma si è visto, e lo si vede qui da questo grafico qui, si è visto come questo stress ha sì ridotto la conduttanza stomatica, quindi la capacità di traspirare, ma ha ridotto in misura minore la fotosintesi, quindi la pianta continua a produrre, continua a fotosintetizzare e lo fa con un quantitativo inferiore di acqua. Quindi è una tecnica a risparmio idrico che concilia bene con la coltura della vite, in quanto oltre a risparmiare acqua permette di indurre quel leggero stress che è molto utile in quelle fasi che vedevamo prima, che ci permettono di controllare la vigoria della pianta e di ottenere delle produzioni di qualità. L'acqua nel terreno è già di fatto presente non in maniera uniforme. Qui vi mostro tre condizioni in cui dopo una pioggia la presenza di acqua nel terreno è pressoché uniforme, non ci sono proprio insomma, delle differenze notevoli. Dopo, qui siamo in estate, dopo insomma, che la coltura con il suo apparato radicale, che è raffigurato da queste, insomma, da queste colorazioni rosso scure, con il suo apparato radicale ha assorbito acqua, ovviamente solo dove sono presenti le radici. Ci sono alcuni punti dove, cioè, non c'è una coltura, non c'è consumo e quindi c'è un maggior quantitativo di acqua. E successivamente, dopo un intervento irriguo a goccia, la situazione si ribalta, ovvero dove è presente il gocciolatore andiamo a osservare una bagnatura che non è uniforme come se piovesse, è localizzata e puntiforme, solo in quel punto lì è presente un certo quantitativo d'acqua. Quindi vedete come già di fatto le colture si trovano in queste condizioni, perché insomma, tranne dopo piogge o dopo irrigazione e aspersione, hanno degli apparati radicali che attingono acqua dove
ne è presente, quindi ci sono delle zone del terreno più asciutte che se colonizzate dalle radici, quelle radici produrranno quell'ormone che indurrà quella, insomma, quello stimolo che socchiude parzialmente gli stomi. In passato abbiamo effettuato prove di stress idrico controllato su vite e abbiamo visto che ovviamente se restituiamo il 100% del proprio fabbisogno abbiamo le rese maggiori, però le stesse rese noi le possiamo ottenere con differenze non statisticamente significative anche applicando la tecnica dello stress idrico controllato. E in termini qualitativi, allora, innanzitutto l'applicazione della tecnica dello stress idrico controllato permette di ridurre la tesi a piena restituzione, ha consumato in questo caso specifico circa 120 mm di acqua, il 100% a stress idrico controllato ne ha consumato circa la metà, ne ha consumato circa la metà, ma questa metà, se fosse stata data in maniera indiscriminata durante l'intero ciclo della coltura, a parità di volume, non ha prodotto lo stesso risultato, torno nella diapositiva di prima. Vedete qui, la tesi a piena restituzione è stata quella più produttiva. Dando la metà del fabbisogno, ma in maniera indiscriminata durante l'intero ciclo della coltura, si è prodotto meno. La stessa quantità data nei momenti di maggiore sensibilità invece ha prodotto quantità di grappoli paragonabili alla tesi 100%. Questo ha determinato, come vi dicevo, un maggior equilibrio, vegeto-produttivo con un sostanziale non riduzione delle rese e quindi raggiungendo gli stessi obiettivi produttivi. Vado verso la conclusione, questi sono i risultati che sono riuscito a recuperare all'ultimo momento della prova che è stata illustrata all'inizio, ovvero noi abbiamo cercato di capire se irrigando in pre-raccolta questa irrigazione avesse delle ripercussioni sulla raccolta, sulle rese della raccolta meccanizzata e avevamo a confronto tre tesi, una dove veniva seguito il disciplinare, che è quello che vi ho appena illustrato con l'applicazione dello stress idrico controllato, una seconda tesi dove è stato effettuato un intervento irriguo 4 giorni prima della raccolta e una terza tesi dove sono stati effettuati due interventi irrigui, uno 10 giorni prima della raccolta e uno 4 giorni prima della raccolta. Vedete che insomma, entrambi, sia un solo intervento che due interventi, hanno ottenuto una maggiore resa nella raccolta meccanica. Questa maggiore resa è data da un minor numero di acini che sono rimasti attaccati alla pianta. Quindi l'obiettivo era quello di favorire il distacco degli acini. Però questo maggior distacco è risultato negativamente sulla qualità dell'uva, perché qui, come vedete, è diminuito il grado Brix,
E quindi adesso non è stata ancora elaborata statisticamente, devo insomma recuperare tutti i dati. Vedete, sì, è stato possibile insomma avere una maggiore efficienza di raccolta con la macchina, ma questo è andato a scapito della qualità dei grappoli. Quindi in conclusione, insomma, l'irrigazione a goccia, se gestita correttamente con un bilancio idrico, può consentire, insomma, di razionalizzare l'utilizzo della risorsa, idrica. Un ulteriore risparmio può essere ottenuto con l'applicazione dello stress idrico controllato. E io ho concluso. Passo la parola. Grazie, grazie Domenico per i preziosi consigli, ma per la completezza dei dati e delle informazioni che ci hai fornito per quanto riguarda gli aspetti legati alla migliore efficienza, o meglio, l'efficientamento dell'irrigazione nelle fasi più importanti della vite. Il tempo purtroppo è andato oltre le nostre ragionevoli previsioni, per cui lascio la parola magari a qualcuno se ha qualche domanda da fare, altrimenti abbiamo 5 minuti abbondanti per poter far intervenire qualcuno, se ha qualche curiosità, qualche osservazione da fare. Se sui vostri schermi in alto a destra c'è un simbolino con una manina, se vedo la manina che si accende posso eventualmente far intervenire. Altrimenti, se qualcuno ha necessità di un ulteriore approfondimento su queste tematiche che abbiamo affrontato in questo specifico webinar, che era, ripeto, rivolto all'irrigazione, quindi alle strategie più idonee per una efficiente irrigazione del vigneto, può eventualmente scriverci e noi risponderemo prontamente, insomma, ecco. Non vedo manine alzate. Ok, direi che vedo il professor Intrieri che si è acceso, se accende il microfono forse riusciamo a sentirla. Non ho osservazioni, mi pare che siate stati tutti molto chiari. Direi che è stata una ripresa di tutta una serie di concetti e di conoscenze che mi sembra sia stata estremamente utile. Grazie. Grazie, grazie anche a lei per aver partecipato a questo webinar. Ah, io non ho partecipato, io ho fatto solo lo Sì, no, ha spettatore. partecipato come. No, certo. No, dicevo, l'avevo già detto in premessa, questa tematica sull'irrigazione c'è stata più volte richiesta da parte dei viticoltori che noi quotidianamente incontriamo in diverse occasioni per diversi motivi, per cui la filiera vitivinicola di fatto in questi ultimi anni, proprio purtroppo in funzione dei cambiamenti climatici in atto, sente la necessità di avere delle indicazioni più precise, sempre puntuali su questi aspetti, che come dicevo prima, l'irrigazione non è più una tecnica di soccorso, ma sta diventando una vera e propria pratica
culturale come tutte le altre. Quindi è giusto, è una, diciamo, una prima, un primo confronto che abbiamo voluto fare. Credo e sono certo che ne faremo degli altri per affrontare sempre di più questo aspetto importante per la gestione del vigneto. E io, a me a questo punto non mi resta che salutare tutti i presenti a questo webinar e ringraziare molto i relatori che, grazie alle loro alla loro professionalità, grazie alla loro esperienza, ci hanno portato degli esempi di gestione efficiente dell'irrigazione del vigneto. Quindi vi ringrazio e ci vedremo di sicuro con altri aspetti di questo progetto che, come vi avevo anticipato all'inizio, molto articolato e complesso sulla meccanizzazione del vigneto, ci ritroveremo di sicuro per presentarvi i risultati più completi e più legati anche alle altre prove. Grazie molto e buona serata a tutti. Grazie. Buonasera a tutti. Ciao.